Buonasera, eh, ri vi ringrazio di essere venuti a questa serata direi un po' particolare su temi credo eh, un po' difficili. Ecco, ringrazio anche, vedo mh, parecchi giovani che studiano, mi sembra eh, edu educatrici professionali, ecco, benvenute perché di solito è raro mh, vedere e quindi anche gli studenti, mi sembra, del qualche studente del Copernico, e quindi qualcosa si muove anche nelle nostre poche forze. Oggi abbiamo voluto un po' dedicare questa riflessione alla condizione detentiva delle donne, col titolo molto semplice, Donne madri in Carcere. Con noi abbiamo invitato Ornella Favero. È direttrice della rivista Ristretti Orizzonti, che viene realizzata alla, nella Casa Reclusione di Padova, ma anche all'Istituto Penale Femminile della Giudecca, uno dei pochi istituti dedicati esclusivamente alle donne. Poi abbiamo Rosana Palci, che <ride> copre la funzione di garante dei diritti delle detenute e dei detenuti del Comune di Trieste. Eh, voi sapete, credo che l'unica sezione femminile nella nostra regione è ora Trieste, prima era Udine e credo che ormai sarà la sede definitiva. E infine abbiamo Silvana Maschi, mh, consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, componente della Commissione Salute. Purtroppo l'assessora Antonella Nonnino del Comune di Udine ai diritti all'inclusione sociale si è scusa perché ha avuto un'indisposizione improvvisa, le dispiace molto non esserci perché poi è molto attenta a queste tematiche. Ecco, all'inizio c'era anche una testimonianza, avevamo inventato una donna che eh, aveva avuto un'esperienza detentiva, ma credo che non ce l'ha fatta ecco, a raccontarsi in pubblico perché purtroppo noi viviamo ancora questi aspetti di pregiudizio, di stigma e quindi a me dispiace molto perché credo che molto spesso noi parliamo sulle persone detenute quando forse a volte senza dimenticare ecco, le responsabilità dovremmo essere un po' in ascolto. Chiaramente lascio L'introduzione a Pierluigi di Piazza che è responsabile di questo centro che è sempre disponibile assieme ai volontari perché organizzare queste serate comunque è impegnativo per tutta una serie di aspetti anche organizzativi. Quindi lascio la parola a lui e al suo saluto. Solo una parola di, di saluto, come sempre amichevole, cordiale, a voi tutti, a voi tutti, anch'io ho, ho osservato con l'osservazione del cuore, dell'animo, la presenza di giovani che mi, ha, si mi dà come un conforto. Ecco. E il saluto a nome personale del centro Balducci, io non per falsa umiltà esprimo la mia non conoscenza diretta, l'esperienza e quindi ascolto chi parlerà perché io non sono dentro le situazioni a queste in modo tale da poter esprimere qualcosa di, di compiuto. Ecco. E gli amici della conferenza regionale del volontariato giustizia del Friuli Venezia Giulia hanno considerato questo luogo come luogo anche per motivi geografici perché è un po' centrale e poi anche forse per un'accoglienza il luogo d'incontro in questi anni. No? E in questo luogo sono stati diversi gli incontri che abbiamo promosso insieme, anche incontri significativi, ma lo sono tutti, anche quelli che il volontariato vive proprio come momento di riflessione, di rilancio, anche di organizzazione, ma ancora di prima sempre di alimentazione di uno spirito, ricordo qui Margara, la Castellani per dire anche negli ultimi, negli ultimi anni no, momenti di riflessione di qualità, no? poi anche qualche significativa accoglienza anche nel centro Balducci riguardo a questo, perché avevamo pensato anche se in modo molto, se molto povero, nel senso anche dei numeri, quello che riusciamo, oltre a elaborare e alimentare lo spirito di vivere anche un'esperienza di accoglienza rispetto alla condizione del carcere. Ecco, io personalmente dico solo due o tre pensieri brevi, ecco. come un vissuto personale, quando si tratta del carcere io sento sempre un dolore profondo, proprio esistenziale dell'animo, perché penso alle persone... E alla loro condizione disumana. Poi penso sempre ai padri Costituenti, all'articolo della Costituzione in cui si parla di pena rieducativa. E constatando il perdurare della condizione attuale, mi chiedo come è stato possibile in un Paese ridursi a questo punto, non solo continuare in questa situazione. Mi chiedo come è stato possibile. E com'è possibile? C'è qualche provvedimento estemporaneo, però senza la progettazione necessaria, per un immediato, medio e lungo termine anche di chi uscirebbe dal carcere. Dove, Dove andranno questi? Dove vanno? Chi li accoglie? Dove dormono? Dove lavorano? Chi li accompagna? No, si fa una... così... Una, si dice faremo così. Ecco, ma sì, ma con come? Con chi? Con quali conseguenze? Se, come si dice, la civiltà di un Paese si vede dalla condizione di detenuti, mi sono interrogato anche, pensando a questa sera, come mai neanche, non ci sia stato neanche un cenno nelle dichiarazioni programmatiche del nuovo governo, neanche un cenno alle carceri, ai carcerati. E presto scatterà la sanzione dell'Europa per quanto riguarda l'Italia. Ma dico, allora, dov'è l'attenzione alle persone? Io sto vedendo che certe situazioni umane neanche si nominano, c'è la paura di nominare i poveri, i deboli, i carcerati, i disabili, coloro che fanno fatica. E penso, condividendo con voi, questo dolore: io stamattina, ieri, non ho sentito la radio, quando sentivo di questo ragazzo afgano che si è tolto la vita a Trieste e adesso con tutta la discussione, i servizi, i servizi e questo e quell'altro. E... Uno dice: proprio un dolore perché anche qui, anche noi c'è Don Mario, qui no? vatta c'è Alberto, Don Alberto De Nadai con i volontari. Ecco, quante situazioni si vivono ogni giorno no? che ci preoccupano. Ecco. L'incontro di questa sera si propone di affrontare una questione nella questione, delicata, molto delicata, quella della, delle donne e delle madri in carcere. Perché non si tratta di una questione di quantità, perché da quello che ho. Letto, si tratta del 4% delle persone in carcere, ma di qualità, anche se poi pensando in realtà per diversi motivi, parlando del carcere ma anche di altre situazioni della vita, la dimensione della quantità e della qualità sono di per sé intrecciate. No? E allora mi pare che poi qui le persone che sono competenti per esperienza diretta ci diranno: a me pare di cogliere questo, ecco che il sistema carcerario comunque nella situazione drammatica attuale, è modellato su, marcatamente sui maschi detenuti. E quindi c'è un frazionamento delle donne detenute in carceri che sono accanto a quelli dei maschi. Però questi piccoli gruppi di donne detenute di fatto fanno sì che i progetti si siano frenati o che le situazioni vengano ripetute, ad esempio lavori di poca, scarsa qualità, ecco. E poi leggendomi colpiva il fatto che le donne sono in carcere soprattutto per motivi legati alle sostanze, alla droga e al patrimonio. E poi pensando alle madri, no? eh, leggo io ecco da inesperto come un grande dramma, no? perché o le madri in carcere sono in carcere anche coi figli, allora anche i figli diventano in qualche modo, eccetto esperienze davvero di grande umanità ma sono poche no? diventano piccoli detenuti o piccole detenuti no? con poche esperienze appunto di umanizzazione al riguardo e l'altro è che le madri senza figli e coi figli lontani vivono il dramma di essere madri senza i figli e le madri lontane dai figli e i figli lontani dalle madri e quindi è, cioè, è un paradosso drammatico umano ecco questo è no? un cenno Ultimo, perché qui viviamo in un centro di accoglienza per immigrati e rifugiati politici: le donne immigrate che sono così numerose in carcere, no? E che vivono una condizione di ulteriore difficoltà, perché per motivi della lingua, della scarsità o della mancanza totale di relazioni, sono maggiormente abbandonate a se stesse. No? E leggevo fra l'altro che le donne nomadi, no? I Immigrate, no, alle volte preferiscono stare in carcere anche coi figli perché almeno d'inverno sono al caldo, cioè, dico si entra nei paradossi umani o perché magari c'è un'attenzione sanitaria maggiore. Sì. Si entra nei paradossi umani, ecco. questo sento io, ecco. però si tratta sempre di storie, di storie di persone e rispetto a questo c'è una mancanza, per cui bene voi giovani che siete qui stasera, c'è una mancanza grave in questa società di sensibilità, di cultura, di scelte, di politica, di legislazione. E quindi osserviamo anche i piccoli ma importanti segni positivi per, da cui impariamo, certamente io per primo, e che ci danno un conforto, ecco, un conforto per continuare il nostro impegno. Grazie. Io inizierei con Ornella Favero che ringrazio molto, che viene da Padova assieme a Elton, che mh, mi auguro ci possa anche dire qualcosa e che mh, io non spendo in tante, però è una figura Ornella fondamentale per una riflessione che ha avviato nella casa di reclusione di Padova. Potete vedere i diversi materiali che abbiamo esposto, ma soprattutto anche alcuni testi, forse il primo di una collana, Donne in sospeso, che raccoglieva i, le riflessioni, i confronti delle donne detenute alla Giudeca, ma molte altre attività che poi lei illustrerà. E ogni anno loro poi organizzano proprio all'interno della casa di reclusione un importante convegno aperto alla popolazione a chi è interessato, con la presenza anche di, dei detenuti e credo che un filo conduttore importantissimo abbia avviato negli anni, che è quello della, in particolare in, in questo convegno, ma il tentativo ecco di riflettere su un diverso tipo di giustizia che non sia retributiva forse la chiamiamo riparativa, in questo convegno di maggio si parla di riconciliazione, ecco una riflessione importante che mette anche, credo a fuoco, un'attenzione particolare alle vittime dei reati. Molte persone all'interno di questi convegni che hanno subito dei gravi lutti, ecco, hanno partecipato e si sono confrontati con la pena detentiva. Ecco, io vorrei dire anche altre cose sulla condizione femminile, però mi fermo qui eh, perché è un incontro che volevamo fare da anni, perché è una condizione, credo, nascosta, una condizione particolare e peculiare, io credo più penalizzante forse di quella eh, maschile, tenendo presente ecco, anche la condizione delle madri un'unica riflessione mi permettete, ecco eh, quello che diceva per Luigi eh, chiaramente condiv condivisibile ma di solito quando si frequenta il carcere forse ti arriva un callo e ti abitui alle condizioni che le persone vivono lì ma proprio l'altro giorno lì, con un confronto con i detenuti si rifletteva come è disumano il vivere oggi all'interno e come siamo fermi né, culturalmente. Da noi è partita da poco sperimentalmente quella che si chiama in termini tecnici sorveglianza di celle aperte, ma si rifletteva, ma tutto questo tempo per permettere un po' di mobilità all'interno del carcere, togliendo 20 ore, 20 ore di permanenza all'interno, togliendo i blindi, cioè ci rendevamo conto Veramente con estrema amarezza e rabbia che siamo veramente fermi nel, come una cultura diversa e che sono solo piccoli, piccoli cambiamenti. Ecco, io mi fermo qui perché veramente l'altra volta ci siamo proprio lasciati con questa riflessione, con questo rammarico che siamo, permettete, a livello di carcere medievali ormai. E credo che dobbiamo iniziare a aprire una riflessione fondamentale. Adesso io lascerei la parola a Ornella. Sì, eh, io voglio partire da una questione un po' particolare. Eh, questa madre albanese che ha ucciso le tre figlie. Perché? Perché eh, io ci ho molto riflettuto, ne ho parlato in carcere, tre giorni prima di eh, questo fatto drammatico un parlamentare eh, ahimè del centro-sinistra su facebook eh, aveva preso posizione dicendo eh, sono a favore di, della reintroduzione della pena di morte per chi eh, uccide dei bambini eh, poi eh, succede il fatto della madre albanese e eh, il ministro, un ministro, il ministro Alfano dice prima che si scoprisse chi era l'autore di quei tre terribili omicidi e dichiara e faremo senz'altro luce sull'autore di questo eh, terribile mostruoso eh, reato e eh, lo re resterà questa persona starà in carcere fino all'ultimo eh, dei suoi giorni ecco eh, poi cosa succede succede che eh, si scopre chi era l'autore di questi terribili eh, omicidi? Eh, allora, io mi sono domandata questo. Ecco, eh, la politica oggi, l'idea che abbiamo della giustizia, è quella, no? La pena di morte per chi uccide il bambino, la, eh, pena, eh, il carcere fino all'ultimo giorno per chi fa del male ai bambini. Sì, certo, chi fa del male ai bambini... Eh, terribile, uno dei fra i reati peggiori, però eh, purtroppo noi dobbiamo smetterla di credere che queste cose le fanno i mostri e confrontarci con il fatto che co queste cose le fanno gli esseri umani e a volte sono storie di una tale sofferenza di una tale sofferenza che quella donna alla pena di morte se l'è già decretata da sola non serve che una società incattivita dica queste cose non serve a nulla se non a eh, continuare eh, a immaginare che la soluzione di tutti i mali sia questa, no? non un ragionamento vero sui reati, ma la cattiveria sociale. Che cosa, quando Queste persone che avevano fatto queste dichiarazioni cosa diranno adesso? Io mi domando cosa diranno, è questa la soluzione, la pena di morte per quella donna? È questa l'idea che noi vogliamo dare della giustizia? Ecco, io credo che eh, la cosa più eh, drammatica nel nostro paese, a me non piace parlare solo del carcere, mi piace parlare dei reati. Perché? Perché se noi parliamo di carcere, noi immaginiamo, ci illudiamo che non ci riguardi più di tanto. Quindi, se siamo persone, come dire, generose, ci occupiamo anche un po' di quelli che stanno in carcere. Se siamo persone che se ne fregano di questo o che sono incattivite o che pensano solo alla punizione, non ci interessa, ma sempre con questa idea di estraneità. Perché? Perché, e questo lo dico da giornalista, viviamo eh, in una società che ha creato una distanza eh, fasulla, incredibile, tra eh, il, la società e il carcere, illudendo le persone che il carcere non le toccherà mai. Guardate, mi dispiace, ma non è così. Il carcere ci può riguardare tutti. Eh, nella mia redazione, sia in quella maschile che in quella femminile, ci sono persone che mai avrebbero immaginato di finire in carcere, mai, eh, che avevano storie regolari, perché il reato non è sempre una scelta. Non è che, certo, se uno va a fare rapine, chiaro che sa. Mette in conto di finire in carcere. Ma non è solo questo. Prendiamo allora le donne detenute. Che tipi di che storie vedo io dentro al carcere femminile? Prima di tutto, eh, prima Maurizio diceva che mi fa piacere che qui dentro ci siano dei giovani, eh, noi andiamo molto nelle scuole, per esempio, con le persone detenute, proprio per questo, perché tante storie che noi vediamo in carcere, riguardano ragazzi giovani e riguardano prima di tutto eh, la droga, l'alcol, la droga, ma soprattutto queste due cose. Anche tra le donne, le donne detenute sono per lo più eh, donne che hanno eh, problemi con la, eh, tossicodipendenti, così. Eh, a volte ragazze giovani, a volte meno giovani, ma eh, li, ti accorgi quando conosci queste situazioni. Eh, di quanto eh, viviamo in una società eh, complessa e quanto eh, è facile scivolare in comportamenti eh, che poi ti portano eh, in una strada con, da cui è difficilissimo tornare indietro. Io eh, quando parlo con le donne detenute sono colpita da una cosa, loro stesse mi raccontano per esempio che la droga è una cioè, si impadronisce, della tua vita in modo tale che nemmeno un figlio ti ferma, cioè di fronte alla, a una situazione, al bisogno della droga, eh, la donna che anche ama il, suo, il figlio, una fig eh, se ne dimentica, perché purtroppo la droga diventa padrona della sua vita, eh, padrona della sua vita. E, ed è, e questa cosa eh, non succede. A, a degli strani esseri umani succede ai nostri eh, fratelli figli amici perché così eh, questo problema tocca tutti eh, una cosa eh, curiosa che io eh, vivo spesso facendo questa attività è che eh, quando eh, una persona un ragazzo una ragazza una persona vengono arrestati per un problema legato alla droga eh, molto spesso eh, i genitori le famiglie eh, cadono dalle nuvole ma non cadono dalle nuvole perché sono genitori disattenti guardate non è così è che per quanto un genitore sia attento per quanto un genitore cerchi di fare bene il genitore eh, è questo il rischio la debolezza, la voglia di trasgressione che poi ti sfugge di mano, l'illusione che lo fai un fine settimana, la, usi la sostanza un fine settimana, ma quando vuoi smetti, ne fai a meno. Eh, invece non è così semplice, non è così semplice. E eh, di fronte a un figlio eh, che finisce poi in carcere eh, c'è la desolazione. La desolazione, perché tra le tante cose di cui vorrei parlare eh, non solo le donne eh, detenute, ma anche le donne, le madri di, di figli che finiscono in carcere. Perché a me ha colpito molto eh, sentir dire una madre: io, eh, di fronte a quello che ha fatto mio figlio, eh, qualche volta ho pensato che avrei preferito che fosse morto invece che in carcere. Io ho, vedo tante madri che si rivolgono a noi, per esempio, quando noi adesso che facciamo questo progetto con le scuole, madri che sono insegnanti casalinghe e che eh, si eh, rivolgono a noi perché hanno quella vergogna di non riuscire a parlare di questa cosa terribile, il carcere, un figlio in carcere. Quindi vuol dire che siamo in una società, viviamo in una società così poco umana che eh, di fronte a un problema, di fronte a una cosa anche grave ma che fa parte della vita, eh, noi eh, proviamo vergogna o facciamo pro provare vergogna perché giudichiamo tutta la nostra, eh, eh, le leggi nascono dal fatto che noi amiamo molto giudicare. Noi pensiamo sempre che la, il nostro eh, ruolo di cittadini eh, non è quello di capire, no, è quello di giudicare. Attenzione che io non sono una benevola, buona, non sono una buona. Io con i detenuti e le detenute della mia redazione discuto, litigo, eh, mi arrabbio quando eh, non si assumono fino in fondo la loro responsabilità, però non giudico, voglio capire. E questo mi piacerebbe, una società che vuole capire perché, ripeto, dietro a queste storie c'è una complessità, c'è una difficoltà di vivere. E torno a quella madre albanese. Ma qualcuno pensa che quella madre albanese è una delinquente? Qualcuno pensa che c'era qualche cosa, una volontarietà in quell'atto? Viviamo in un mondo difficile, difficile, in cui è sempre più complicato. E affrontare le difficoltà della vita quotidiana e siamo sempre meno attrezzati. Ecco, io proprio eh, faccio questo lavoro, un lavoro non è un lavoro perché è volontariato, però vabbè, proprio perché eh, vorrei, come dire, attrezzare le persone eh, che stanno intorno a me a capire e anche noi chiamiamo il nostro progetto, allenarsi a pensarci prima. Perché quando tu ti misuri con le persone che hanno commesso reati, ti accorgi che molto spesso quella che io ci penso prima, ma perché non ci hai pensato prima, potevi pensarci prima, è un'illusione. Tante volte non ci si pensa prima, ma pensate alla vostra vita normale quotidiana. Io penso, quando è morta mia madre, io sono stata una figlia abbastanza attenta, credo. Però eh, di fronte a una persona eh, a volte anziana che dimenticava, oppure che mi stava addosso, che pretendeva... Ero come dire qualche volta infastidita, eccetera. No. Poi quando mia madre è morta ho, ho avuto quel rimpianto di dire ma perché non sono stata più attenta, ma perché ogni tanto ero così infastidita. Cioè non ci si pensa prima, non ci si pensa prima. E questo succede anche per cose più gravi. Eh, e questo io credo che debba essere il punto di partenza. Eh, cominciamo a capire questo, cominciamo a ragionare e a vedere chi ha commesso reati, non con gli occhi di quello che giudica, ma con gli occhi di chi vuole capire. E anche per cogliere le situazioni di disagio e magari intercettarle, magari fermare qualche scivolamento che poi può portare alla distruzione delle vite. Ecco, eh, in carcere chi sono un po' le donne detenute? Appunto sono le donne, le ragazze giovani che hanno problemi con la droga? Oppure eh, sono le, le donne che non sono raccontabili? Perché? In che senso? Perché noi eh, viviamo in una società così ipocrita per cui... La ragazza rom, già la parola rom è impronunciabile nella nostra società, la ragazza rom che ruba i portafogli e i cellulari costituisce un allarme sociale. La, il grosso industriale che depreda letteralmente migliaia di famiglie, no, è accettato nella società. Quindi, Già questo io non voglio fare demagogia, però dico facciamo una riflessione. E, ecco, noi per esempio abbiamo questo eh, quasi orrore, no? una cosa impronunciabile: eh, i rom, gli zingari, come dicevano. Le... Ci sono tante ragazze, per esempio le madri detenute sono spesso eh, madri eh, rom, no? madri rom, ma eh, poi se andiamo a vedere. Eh, I loro terribili reati sono questi: sono reati che io non chiamo di allarme sociale, chiamo di fastidio sociale, perché certo infastidisce, infastidito anche me quando mi hanno rubato il cellulare. Però, insomma, eh, dovremmo avere il senso di quello che è fondamentale e di quello che forse non è così fondamentale. Eh, di quello che è, ti, ti fa, dà fastidio, ma è umanamente umanamente comprensibile. Io non le giustifico, ripeto, però, eh, però, però eh, non è facile eh, venire fuori eh, da eh, vivere in situazioni eh, di quel genere, non è facile sentirsi sempre ai margini della società, non è facile sentirsi sempre giudicati. E poi chi c'è ancora in carcere? Ci sono eh, delle madri eh, che hanno ucciso. E io mi ricordo che le, le donne stesse, eh, in un primo momento, eh, l'idea della madre che uccide, eh, tante donne detenute sono a loro volta madri e quindi eh, provavano un orrore particolare. Mi ricordo che una, una donna mi diceva, guarda, io eh, ero abituata, eh, avevo questa idea no, di, terribile della madre che ha ucciso. Poi eh, ho conosciuto qualcuna di queste donne e ho visto l'abisso di sofferenza che c'era dietro e ho capito che non potevo eh, giudicare ancora una volta, pure io mettermi a giudicare. Ecco, dietro alle madri che hanno eh, ucciso un figlio c'è veramente un abisso di disperazione, un abisso, e forse eh, questo ci deve. Eh, fare riflettere se siamo davvero così attenti nella nostra società verso il disagio perché eh, ogni volta che succede qualche fatto del genere poi eh, il bravo giornalista va a intervistare i vicini di casa eccetera e viene sempre fuori questa cosa no ma no, era, una era una persona normale il problema è qual è la normalità oggi riusciamo ad accorgerci ma se non riusciamo neanche ad accorgerci dentro le nostre famiglie se qualcuno sta male. Anche perché, anche nelle nostre famiglie, eh, quando noi andiamo nelle scuole, diciamo questo: guardate, qui non, 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 le persone che vengono con me sono tutte persone che hanno un'esperienza di carcere, che la stanno vivendo o l'hanno già vissuta. E dicono: guardate, noi non abbiamo consigli da dare, non abbiamo consigli, non siamo in grado di dare consigli. Però, però, dietro a queste storie c'è sempre una difficoltà di chiedere aiuto. Dietro alle storie di, di questo genere c'è sempre il fatto che eh, tutti noi, io credo, non siamo capaci di chiedere aiuto. Io, noi diciamo sempre ai ragazzi: guardate, le fami la famiglia può essere il luogo delle cose più belle, però accettiamo il fatto che può essere il luogo della sofferenza, del conflitto e abituiamoci a non nasconderlo. Non nasconderlo perché quando si nasconde il conflitto, quando si nasconde lo star male, la depressione, la separazione, la cosa, poi le situazioni esplodono, esplodono e poi c'è. Questo scivolare nel, nel carcere, in reati gravi, perché, ripeto, è, è proprio la, la difficoltà a, a chiedere aiuto che ci caratterizza. A me eh, c'è un, un. Io son, ho studiato russo, sono, sono un'appassionata di letteratura russa e mi ricordo sempre l'inizio, l'incipit di Anna Karienina, di Tolstoi, che dice eh, pr praticamente. Eh, ogni famiglia felice si assomiglia, diciamo, ogni fa famiglia infelice è infelice a modo suo. Ecco, eh, io credo che questa, eh, io proprio in carcere vedo questo, che eh, ogni eh, storia di disastri, di, di infelicità è una storia a sé, è una storia a sé e noi dobbiamo abituarci, eh, a cercare di capire, ad andare a fondo, a non fermarci al reato, a non fermarci al reato perché un detenuto della mia redazione aveva, una usato, aveva inventato un'espressione un che mi piace, diceva: eh, Siamo persone, non reati che camminano. Ecco, questo è il fatto. Dietro alle storie di queste donne e di questi uomini ci sono persone. Non il reato, punto e basta, anche se c'è il reato, io non lo nascondo, c'è il reato, ma ci sono tante cose, c'è una persona. Ehm, voglio an ancora, ancora qualche minuto. Ehm, quando le, 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 le donne che più eh, mi fanno star male sono eh, le donne in carcere sono le madri detenute, perché? Perché eh, c'è questa, io non so se la legge sia giusta o sbagliata, ma c'è questa cosa che si possono tenere i bambini in carcere eh, fino a tre anni e eh, poi eh, i bambini devono. Essere messi, in, cioè dati o in affidamento o a una, un familiare, comunque eh, a me è capitato più di una volta di vedere il momento eh, in cui la madre sapeva di doversi separare dal bambino, perché vedete quando una madre vive in carcere con il bambino di un anno, due anni, eh, vive in una condizione. Eh, non molto naturale, perché è una specie di simbiosi di vita talmente ossessiva che non fa bene. Però, però è una madre, però non è il reato, è una madre. E eh, vedere queste madri eh, improvvisamente separate dai bambini è una cosa veramente drammatica. Ma anche lì eh, ci sono i numeri delle donne detenute... Madri detenute con bambini sotto i tre anni sono piccoli, 50, 60, eppure eh, non siamo riusciti eh, a risolvere il problema. Eh, si è inventata qualche cosa come eh, insomma, le case a custodia attenuata, ma in realtà non si riesce, non si è riusciti ancora a risolvere questo problema. Eppure è un piccolo problema. È un piccolo problema, però è una condizione veramente drammatica. E, insomma, queste donne, tra l'altro, se andiamo a vedere le loro storie, sono quello che dicevo prima, molto spesso sono donne che hanno reati furti, eccetera, solo che eh, sono reati che loro hanno ripetuto tante volte, sono reati, ma davvero siamo una società così incapace di affrontare questo rischio, di mettere fuori una donna con questo grado di pericolosità? Cioè, non lo so, a me eh, pare assurda questa cosa, poi vorrei eh, spendere due parole eh, su altre donne, non le donne detenute, ma le donne che vivono, che hanno a che fare col carcere, madri, mogli, sorelle, figlie di persone, de di persone detenute perché. Eh, noi abbiamo pubblicato anche delle loro testimonianze perché sono importanti. Una madre, per esempio, eh, non abbandona mai eh, un figlio detenuto: quasi mai. Eh, sono ho visto soltanto. Qualche storia pesantissima di tossicodipendenza in cui qualche madre non ce la faceva più a seguire il figlio. Però generalmente anche quando un figlio compie reati gravi, anche quando magari entra e esce dal carcere, le madri difficilmente abbandonano. E però guardate: eh, anche su questo eh, sappiamo veramente poco esercitare l'umanità perché eh, le nostre, in questo caso io dico anche la legge è eh, misera perché, perché eh, consente a un familiare eh, sei ore di colloquio al mese e dieci minuti di telefonata a settimana. Ma mi pare che si possa eh, mantenere un rapporto con un figlio, un, eh, un fratello, un marito? Un con sei ore al mese, noi che siamo la società che si vanta di, gran, di avere grande attenzione alla famiglia e intendiamoci, eh, ci sono paesi che noi riteniamo, noi italiani riteniamo più arretrati, l'Albania, la Russia, il Kazakhstan, che permettono per esempio i colloqui intimi. Ora, quando nel nostro paese si è tentato di introdurre una legge per i colloqui Adesso i colloqui avvengono in una stanza con dieci famiglie, confusione, impossibilità di avere un rapporto vero, queste due ore, un'ora o due ore di promiscuità e di tristezza. Quando si è tentato di introdurre una legge per i colloqui intimi, e questo lo dico da giornalista e me ne vergogno, i nostri giornali hanno scritto eh, vogliono le celle a luci rosse. Una cosa vergognosa, io ho pubblicato in uno degli ultimi numeri di della mia rivista una lettera della moglie di un detenuto in Kazakhstan, in Kazakhstan che racconta come va a trovare il marito e sta tre giorni assieme questa donna è incinta ed è emozionante emozionante io quando l'ho tradotta questa lettera veramente l'ho trovata che racconta questo padre detenuto che prende confidenza col bambino che è ancora dentro la sua pancia, e che prima scalcia così, e l'emozione di questi momenti che altrimenti sarebbero negati, nel nostro paese sarebbero negati a un padre detenuto, perché nel nostro paese c'è un tavolino, di là c'è il familiare, qui ci sei tu e non puoi né darti un bacio, avere un gesto di affetto perché ti bussano al vetro gli agenti che stanno controllando. Ecco dico, ma tutto questo, ci rende davvero un paese civile, di che cosa abbiamo paura? Abbiamo paura dell'umanità di questo rapporto, ma guardate, se noi vogliamo davvero costruire una società più sicura, noi dobbiamo capire che, per esempio, lavorare perché la persona detenuta, la donna o l'uomo detenuto non perdano i loro affetti è fondamentale. Non è un regalo che noi facciamo, primo perché il familiare non ha nessuna colpa, eppure noi lo trattiamo sempre da colpevole. Assieme alla persona che loro hanno in carcere, i familiari si sentono colpevoli, si sentono colpevoli. Prima, loro non hanno nessuna colpa e poi una persona che finisce la carcerazione sarà ben meglio, ci renderà un po' più sicuri il fatto che ritrovi una famiglia degli affetti. Che, non, che perda tutto no? che perda tutto come si rischia molto spesso oggi ecco eh, voglio concludere con una cosa che non c'entra niente con le donne detenute ma c'entra con le donne e, le donne eh, vittime vittime di reati gravi non le, le, i reati magari poi si può parlare ma no eh, parlo di una donna Agnese Moro, la figlia di Aldo Moro, eh, lei ha avuto un padre ucciso, siccome noi eh, ci nascondiamo sempre dietro le vittime e eh, siamo una società incattivita sempre a nome delle vittime, cioè noi immaginiamo che ci potrebbe capitare solo di essere una vittima, la domanda che ci fanno sempre gli studenti, sì, ma se, se voi volete queste pene così umane, ma le vittime come si sentiranno? come si sentiranno, no? come vi sentireste se foste voi vittime. Io non lo so se avrei la forza di essere così brava, equilibrata, forse no, però eh, io mi voglio sforzare, mi voglio sforzare. Agnese Moro è venuta nella nostra redazione e ha detto che eh, lei eh, è contro le pene disumane quindi contro l'ergastolo lei ha detto io non voglio buttare via nessuno ecco io voglio riprendere concludere con questa frase io non voglio buttare via nessuno grazie bene io passerei la parola a rosana palci che stata nominata garante per i diritti delle detenute e dei detenuti della casa circondariale di Udine, di Trieste, a nome, scusate, del, dell'amministrazione comunale di Trieste. E dicevo prima che mh, la sezione, l'unica sezione femminile ospitata in un carcere tutto al maschile, anche qui si aprirebbero grandi riflessioni. Io ricordo quando eh, erano ospitate a Udine, beh, eh, la cosa era veramente al limite della decenza, insomma. Io non conosco adesso la sezione di Udine, anche a Ornella che questo libro Dono in sospese del 2006 e la domanda spontanea avrebbe da dire cosa è cambiato in questi anni rispetto a quella riflessione, ma poi ci sarà il dibattito. Quindi lascerei la parola a Rosana Palci che ha voluto ecco ricoprire questo incarico che credo sia un po' anche arduo, difficile in tutti i sensi, anche perché privo poi di alcune vere e proprie competenze e decisioni, però credo che sia un, una figura che possa essere... Di dialogo tra la società eh, libera e chi vive la condizione femminile. E penso che Rosana ci parlerà anche di un possibile progetto ecco, di, eh, per le donne, anche eh, madri, che all'interno della struttura di Trieste, ad esempio, non possono stare no? perché ci deve essere una struttura. Eh, adibita con un asilo eccetera eccetera ecco, quindi lascerei la parola a lei grazie ehm, io farei un breve intervento un po più un proprio tecnico anche normativo perché so che diversi volontari comunque eh, operano anche negli istituti e potrebbero anche aver così curiosità di conoscere un po più da vicino proprio quella che è la normativa eh, riferita alle donne detenute e mi presento io ho iniziato come volontaria anch'io, nella comunità di San Martino al Campo e mi chiedevo proprio stamattina io nel 1990 proprio in quanto volontaria della comunità di San Martino al Campo e neolaureata in pedagogia all'epoca, mi era stata data la possibilità di un incarico di cultura generale ehm, durante un corso professionale di maglieria proprio all'interno della sezione femminile di Trieste quindi proprio il mio, eh, il mio approccio con il carcere è proprio stato con le eh, detenute donne. Stamattina mi chiedevo cosa è cambiato dal 1990 al 2014 e purtroppo eh, devo dire a tutti voi che sono passati 24 anni, ma a parte qualche sporadica miglioria normativa a livello di strutture, di persone, di custodia e Di eh, organizzazione, purtroppo la situazione non è assolutamente cambiata, se non una ristrutturazione fisica della sezione femminile eh, che ha dato la possibilità, quantomeno, eh, di trasformare una ex lavanderia in una eh, in una valida eh, sezione in cui si possono gestire e organizzare delle attività trattamentali eh, all'interno. Anche qui però ci sono i pro e i contro. La lavanderia prima offriva dei posti di lavoro all'interno del, del carcere perché eh, in quella lavanderia si lavava tutto il necessario di tutto il carcere e quindi c'erano 4-5 posti di lavoro e attualmente per tutta la sezione ce n'è soltanto uno. Una detenuta che è adibita a spesina alla consegna dei pasti e eh, quindi piccoli lavori di eh, organizzazione interna della, della sezione. Questo quindi è eh, il primo approccio, non è dei, dei più positivi, è eh, quello che appunto eh, forse è il ruolo del garante in questo momento al di là appunto di sentire le necessità del singolo detenuto e di attivarsi per quanto possibile eh, presso servizi o presso anche l'amministrazione giudiziaria, se secondo me è proprio questo, di sensibilizzare all'interno della società eh, civile quell'atteggiamento di cui diceva prima Ornella eh, a far sì che la nostra società capisca un po' di più. Partiamo dal presupposto che chi lavora in carcere non ha voglia di parlare di carcere, cioè chi ci lavora, è finito il turno di lavoro, non ha più voglia di parlare di raccontare quello che succede all'interno. Io dal 91 al 2005 ho svolto il ruolo di educatore e coordinatore all'interno del carcere e poi. Ho deciso che poteva bastare e mi è stata data un'altra opportunità. Il senso dell'attuale mio servizio è proprio far sì che si possa parlare di carcere, di spiegare cosa succede in carcere alle persone che di carcere non sanno assolutamente nulla, ma per sensibilizzare affinché si sappia che ci sono delle persone. Innanzitutto è questo il primo approccio poter parlare con le persone e se siamo fuori far capire che sono persone come noi. E vi riporto una frase che ho sentito sabato alla premiazione di un concorso internazionale di scrittura femminile eh, in Consiglio Comunale. Eh, durante la premiazione, a me ha molto colpito questa frase: eh, l'iscrizione al, al concorso era aperta anche alle sezioni femminili del, delle case circondariali o comunque dei penitenziari in Italia. E durante la premiazione, veniva premiata una detenuta. Il commento al pubblico è stato: Pensate, sembra che questo scritto. Sia, eh, sia scritto da una persona laureata e si sapeva che questo scritto arrivava dal carcere di Siena. Quindi eh, che, che ragionamento c'è stato sotto che chi è in carcere non ha scolarità, non ha eh, cultura, non ha fatto un determinato percorso? Perché mi sono chiesta e quindi ulteriormente ho capito che forse bisognava parlare di carcere un po' di più. E quando ci incontriamo noi come garanti con Maurizio e Don Alberto, eh, cerchiamo il più possibile di far capire eh, e, di, eh, e di aprirci anche al territorio e eh, di parlare nei limiti del possibile di quello che accade all'interno degli istituti. A parte il sovraffollamento, eh, l'umanità che non sempre viene considerata, eh, il servizio eh, della Polizia Penitenziaria assolutamente è greggio e, e anche qui eh, ci sono delle persone veramente eh, brave e eh, con tanta esperienza che, eh, che ci lavorano e, mh, ed è un lavoro assolutamente faticoso, ripeto. Molto spesso però chi va in carcere eh, trova delle persone eh, sicuramente diverse, non tutti siamo uguali e anche dipende dal nostro approccio. Però io vedo anche all'interno eh, degli istituti, eh, in particolare posso sottolineare proprio una sezione femminile, che eh, la quotidianità è assolutamente condivisa eh, dal personale di polizia penitenziaria che ci lavora. Con eh, grosse difficoltà e sicuramente gratificazioni eh, molto poche. Questo come, come preambolo. Eh, già il nostro codice penale eh, prevede un rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, quindi al momento del, eh, dell'ingresso in carcere, e. Eh, la pena viene rinviata in modo proprio obbligatorio se deve aver luogo contro donna incinta o con donna che ha partorito da meno di sei mesi. Quindi eh, la persona non può fare ingresso in carcere in queste condizioni. C'è una sorta di rinvio facoltativo se invece eh, il bambino è eh, tra i sei mesi ed un anno. Già questo, la normativa, vedete, il fatto che sia facoltativo dai sei mesi ad un anno la dice lunga. Chi lo decide se questa persona eh, può andare a casa o meno? Eh, sappiamo che la magistratura di sorveglianza, eh, in questo caso anche l'ufficio esecuzioni, però ovviamente certificando eh, l'età del bambino, ma eh, perché eh, si perde un po'? il senso no? della, della maternità, fino a sei mesi va bene, da sei mesi a un anno decide un'altra un autorità, un'altra un situazione. E del 2011 una nuova normativa che ha modificato il codice di procedura penale dando una maggior tutela al rapporto delle detenute madri. In questo caso, eh, sia per quanto riguarda la custodia cautelare, quindi se la persona è appena eh, stata arrestata, sia se la condanna è già definitiva, nel primo caso, eh, se il bambino non ha eh, ancora sei anni con lei convivente, eh, già eh, immediatamente dopo la commissione del reato, quindi durante la custodia cautelare, eh, si evita la custodia cautelare in carcere ma viene disposta la custodia o presso la propria abitazione o presso altra struttura eh, idonea. Nel caso invece dell'esecuzione penale, quindi quando la condanna è già definitiva, questo termine è stato portato a dieci anni, quindi esiste una detenzione domiciliare speciale. Eh, propria tutela delle detenute madri in cui anche in questo caso può espiare la propria condanna presso la propria abitazione o presso struttura idonea. E rispetto alla normativa qui mi fermo. Noi a Trieste, unica sezione femminile in regione, a oggi abbiamo 20 persone che però fino a poco prima di Natale si aggiravano intorno alle 35-40, con l'ultimo decreto svuota carcere effettivamente ne hanno bene beneficiato parecchie, e rispetto a questo numero colpisce la circostanza che da statistica 1-2 donne all'anno vengono arrestate col bambino piccolo con età inferiore a 3 anni. Cioè, se considerate che abbiamo 20 detenuti in regione, il fatto che una o due donne entrino con i bambini piccoli è un dato comunque eh, alto. E in questo caso cosa succede? La persona viene praticamente immediatamente, eh, ovviamente con tutte le procedure di rito, è trasferita a Venezia, unica struttura a noi più vicina con asilo nido. Quindi, allora, donna detenuta con figlio minore di tre anni che non rimane in regione ma va a Venezia. Quindi anche qui ritorna al discorso della famiglia, degli affetti, di un padre, perché eh, il padre comunque eh, c'è e nel momento in cui da Diciamo da Trieste, da Gorizia, da Udine, la, 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 la moglie, la compagna va a Venezia con un figlio piccolo e è detenuta, immaginate anche quello che di conseguenza eh, accade nella, nella famiglia. A Venezia, eh, struttura femminile. Ed è un carcere femminile. Considerate che ce ne sono soltanto 5 o 6 in Italia, da quel che mi risulta, e eh, ci sono 62 invece sezioni femminili esistenti, ma create e risicate da sezioni femminili e maschili pregresse. Questo cosa comporta? Che di regola un tratto o una parte di palazzo penitenziario viene adibito a una sezione a una parte a un reparto femminile. Questo cosa comporta? Che tutta la vita della donna viene eh, strutturata e organizzata alla stregua di un istituto maschile. Quindi, a parte il fatto che è gestito da personale femminile nella sezione femminile, cosa che non accade per il maschile che adesso ormai il personale sia maschile che femminile, per il resto la giornata è eh, la detenzione è calibrata proprio su una vita maschile. Ehm, con aggiungiamo figli a carico se ci sono fino eh, a tre anni nelle strutture idonee. Mi ha colpito che eh, nel 2009 il Comitato per la Prevenzione della Tortura a livello europeo, indica che quando i neonati e i bambini sono in un ambiente carcerario, il loro trattamento dovrebbe essere seguito da specialisti di assistenza sociale, eccetera. Però proprio nel 2004 Bruxelles degli specialisti europei hanno eh, relazionato che in un contesto carcerario un bambino sopra i sei mesi rientra nel, eh, alla stregua di una tortura. Quindi è stata proprio eh, data questa indicazione a tutti gli Stati europei. E eh, effettivamente eh, siamo eh, noi mh, con altri Stati, e soltanto la Grecia arriva ai quattro anni, in cui i bambini eh, possono rimanere così tanto con le madri. Ma perché? Perché molti Stati europei sono riusciti ad organizzare una normativa a beneficio delle donne in cui le donne con i bambini così piccolo, vi, piccolo, piccoli vivono in strutture alternative, quindi create a misura di, eh, di bambino e, e di mamma. E, mh, leggevo che eh, tra le prime parole di questi bambini, oltre mamma, pappa, le, le, le tipiche paroline che dicono i neonati, una delle prime parole di questi bambini è apri e porta. e La dice lunga, cioè vuol dire che nel rapporto proprio madre-figlio, eh, la quotidianità che è quella del carcere, perché nelle sezioni femminili, io adesso non so nella, nel carcere femminile vero e proprio, però nelle nostre strutture femminili io eh, all'epoca all quando io lavoravo eh, abbiamo avuto diversi bambini piccoli e non c'era questo vincolo del trasferimento immediato a Venezia, e vivevano anche in comune con altre detenute all'interno della stanza. E poi da una parte, forse, il fatto che ci sia una, un contesto un po' più comunitario eh, può anche far bene, però rispetto a, a una salute no, del bambino, eh, da una parte eh, mi dicono che proprio si crea un rapporto molto più simbiotico, molto più eh, stretto tra mamma e bambino perché la mamma è assolutamente si sente molto più colpevolizzata no? nel, nel rapporto eh, madre-bambino nel momento in cui questi primi tre anni vengono vissuti proprio all'interno eh, di una stanza detentiva. C'è un discorso anche di salute, no? eh, leggevo di bambini che effettivamente eh, hanno cominciato ad avere problemi di asma. Eh, problemi di bronchite perché le nostre strutture penitenziarie purtroppo sono tutte molto vetuste, molto umide eh, e anche a livello di salubrità eh, non dico solo psicologica ma anche, eh, ma anche fisica. La circostanza effettivamente che in Italia di regola abbiamo dai 50 ai 70 bambini detenuti da 0 a 3 anni, eh, come si diceva prima, apparentemente un dato piccolo su cui effettivamente si potrebbe investire. Nella eh, legge che vi dicevo prima del 2011 è stato anche previsto nel, nel discorso della ristrutturazione eh, degli istituti penitenziari anche la possibilità che gli enti locali eh, creino delle case protette in cui, appunto, poter accogliere le donne sia in custodia cautelare sia in esecuzione penale eh, per pene eh, comunque non altissime e comunque da poter espiare sul territorio. Eh, rispetto a questo, eh, noi in regione abbiamo cominciato a muoverci. E ne abbiamo anche parlato già con la Commissione pari opportunità della Regione, perché eh, considerate che la legge del 2011, ma tutt'oggi, nessuna città del Triveneto ha ancora avviato eh, questa possibilità. E ehm, speriamo eh, di, di poter attivare questo proprio per evitare quelle due donne all'anno di poter espiare una condanna eh, sul nostro territorio. Mm, All'interno dell'Istituto dell di Trieste è stato svolto quest'inverno un corso di scrittura creativa con Pino Roveredo. Dall'esito di, di questo corso le detenute hanno scritto questo libretto in cui riportano un po' l'esito di questa esperienza. E ehm, mi ha colpito e vorrei così condividere un'intervista che loro hanno fatto tra donne, eh, immaginando eh, una detenuta che intervista l'altra e che racconti un po' la propria esperienza detentiva. Ho chiesto a Pino Roveredo, e mi ha detto che volentieri potevo riportarla e Considerando che la persona che poteva venire non, non è venuta, volevo condividerla con voi. Ti ricordi la prima volta in carcere? Ero smarrita, persa, vuota, terrorizzata. Era estate ricordi i brividi di freddo e poi le lacrime, tante lacrime per quello che avevo lasciato fuori. Poi c'è l'episodio di una mia amica che mi consigliò come muovermi tra le detenute. Misi una lametta sotto la lingua. Per difendermi dalle eventuali violenze. Che differenza c'è tra detenuto e detenuta? I maschi sono più solidali, meno invidiosi, noi invece siamo più problematiche, piene di conflitti personali e per questo meno pronte all'aiuto. Forse proprio per questo che nell'ambito carcerario ci riservano molto meno rispetto di quello che è riservato agli uomini. Poi c'è l'aspetto culturale. Nella società, più dell'uomo, la donna detenuta viene giudicata male perché lei, nell'immaginario, interpreta la parte della sposa, della madre e il carcere è un luogo assolutamente indegno. Noi fuori dobbiamo pagare il marchio di una sporcizia che è dura da levare o lavare. Io, ad esempio, ho un figlio di sei anni. Devo scontare ancora quattro anni, così quando esco ne avrà dieci. Quasi quasi vorrei che mi dimenticasse. Chissà, forse crescerà meglio, forse spero farà una vita diversa dalla mia. Qual è il momento peggiore della giornata? La mattina, perché ti svegli dentro una cella sbarrata e nel tormento delle serrature e realizzi che è arrivata un'altra giornata da vivere, pagare, scontare. A tavola, perché ognuno ha i suoi tempi, perché tutte cerchiamo un momento familiare che non troviamo e i visi che circondano il tuo cibo. Non hanno niente a che fare col bene che hai lasciato a casa. Poi la notte, l'insonnia, il tormento, è tutto un esercito di ricordi, pensieri che vanno, vengono, colpiscono, colpiscono, uccidono. Insomma, il momento peggiore dura tutto il giorno, tutti i giorni. Come lo immagineresti tu un carcere? Lo immagino aperto e pieno di attività ricreative affinché le ore non durino secoli. Hai mai provato a contare un giorno? Sono 86.400 secondi, è peggio dell'eternità. Metterei anche un'attività culturale per poter così liberare la mente dall'intrigo dei deliri e poi farei lavorare tutte le compagne per fare sì che si possano mantenere da sole e magari imparare un mestiere per potersi inserire una volta toccata la libertà. Insomma, un posto dove l'intrigo della rabbia non disturbi i tuoi pensieri per 86.400 secondi al giorno. E se tornassi indietro... Ma perché? Tu pensi che si possa tornare indietro? E per fare cosa? Per incontrare il tuo destino che magari ha già scritto e stabilito il tuo futuro. Guarda che noi non siamo delinquenti per passatempo, ma spesso perché siamo state costrette a vivere un'infanzia distratta e piena di ferite. Comunque no, non tornerei indietro. Il mio vissuto sbagliato oggi mi serve per capire gli inciampi e gli errori fatti ed andare avanti a vivere quel passo sicuro di chi non cade. Senti, ma tu la conosci la storia del sé? No. Se tu fossi, se andassi, se avessi, erano tre fessi. Chiaro, chiaro, chiaro. Prego. Io passerei la parola adesso a Silvana Cremaschi che ha iniziato questa esperienza di consigliere, consigliera regionale e che in qualche modo, al di là delle nostre sfiducia nella politica, eh, ritengo che sia una persona attenta eh, a quelle che sono queste tematiche dimenticate. Ecco, la conferenza giustizia... Di questa regione ha iniziato un confronto, un dialogo, una costruzione di un percorso eh, di riflessione. Ci auguriamo di cambiamento. La sua situazione ecco, ha dato, un, credo, un grosso contributo a quello che è stato il passaggio ancora da mettere a regime della sanità eh, di competenza della medicina penitenziaria alla. Eh, sanità regionale. Noi, lo voglio ribadire, siamo state una delle ultime regioni che ha eh, fatto questo passaggio ancora da mettere a fuoco perché eh, un altro aspetto molto critico e penso che al femminile si viva in maniera ancora più eh, drammatica è la tutela della salute all'interno degli istituti, il diritto alla salute. Cosa che mh, vi lascio intuire è molto difficile eh, da garantire. Oggi la competenza anche in questa regione della, sono delle aziende sanitarie. Ecco, ci auguriamo in questo percorso veramente che ci sia un cambiamento abbastanza sostanziale in quella che è la tutela e la cura della salute. Poi lei ci dirà, ecco anche altre mh, così, azioni che ha svolto in questo lasso di tempo tenendo presente ecco, le difficoltà, io credo che ci siano ad operare con una proposta anche politica in questo ambito, diceva prima Pierluigi, ecco che già a livello nazionale il tema, pure il messaggio che ha dato il Presidente Napolitano sulla situazione delle carceri sia sempre rimosso, dimenticato, credo anche per motivi chiari di opportunismo. Quindi lascerei a te una riflessione. Grazie, a me resta il compito ingrato di dire bene adesso cosa facciamo, nel senso che eh, alla politica starebbe il compito di poi trovare il come trasformare le riflessioni, le idee in, in cose da fare e in cose fatte soprattutto. Provo a dire alcuni numeri ma siccome arrivo direttamente da Trieste e non ho gli appunti chiedo a Maurizio di aiutarmi se li sbaglio, eh, in Italia mi risulta che ci siano circa 60.000 persone trattenute o detenute e di queste 60.000 persone circa il 40, quasi il 40% è in attesa di giudizio, per cui in carcere in Italia si va prima di essere condannati e non dopo essere condannati, cioè si sta carcerati senza la sicurezza della, della colpa. E circa il 30% delle persone, poi mi correggete se sbaglio, che sono attualmente detenute in Italia hanno problemi di tossicodipendenza, per cui sono dentro per piccolo spaccio e sono tossicodipendenti. Mi sembra dei dati piuttosto rilevanti. Credo che le proporzioni siano le stesse su una popolazione che nella nostra regione è di 744 persone, che sono attualmente eh, detenute dentro le case circondariali della nostra regione. Noi abbiamo quasi quattro case circondariali, cioè Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, una eh, carcere di massima sicurezza che è quello di Tolmezzo. Ma avevamo un CIE di Gradisca con un numero di persone trattenute, non si può dire detenute, ma insomma mi chiamavano ospiti, mi sembra di poco buon gusto dire gli ospiti, trattenute contro la loro volontà dentro il CIE di Gradisca. Eh, abbiamo il tema dell'ospedale psichiatrico giudiziario, in Regione non c'è un ospedale psichiatrico giudiziario, ma alcune persone, qui non so dirvi i numeri, della nostra regione sono ospiti, diciamo, di altri ospedali psichiatrici e giudiziari lontani da casa. Abbiamo alcune donne che sono ospiti della casa circondaliare di Venezia perché hanno bambini piccoli. Abbiamo alcuni minori, parliamo di numeri piccoli, che non avendo un carcere in regione sono a Treviso. Per cui vedete che queste, 700, cioè, tra l'altro, 744 persone non sono necessariamente invece persone residenti in regione Friuli Venezia Giulia perché nonostante eh, la necessità o l'impegno per la regionalizzazione della pena in realtà a carcere massima sicurezza viene gente da tutta Italia per esempio. Sì, e aggiungiamo che la casa reclusione di Padova sono accolti tutti i detenuti della nostra regione con pene superiori ai 5 anni perché non possono rimanere in regione ed è un buon numero anche quello. Per cui il quadro è piuttosto complesso. Possiamo aspettarci che anche in regione, appunto, il 40% sia in attesa di giudizio, il 30% circa sia detenuto per piccoli reati legati alla tossicodipendenza e sia attualmente tossicodipendente e in più abbiamo tutta questa miriade di situazioni all'esterno, per cui l'attenzione deve essere anche nei confronti di chi residente in Friuli Venezia Giulia è allontanato anche dalla regione. E la cosa che mi colpisce è il fatto che sono proprio le persone più fragili, quelle più lontane, cioè i minori dovrebbero essere tenuti vicino alla loro famiglia. Immagino, se vogliamo che in qualche modo tengano degli affetti. Mi ha colpito molto l'intervento di prima che diceva: Ma non salviamo neanche gli affetti? Che cosa può riportare ad una vita normale una persona se non esiste per cinque anni, sei anni, otto anni? Neanche un minimo di intimità e di relazione con i suoi cari, con sua madre, con il padre, con i fratelli, con i figli, insomma. Per cui, proprio le donne con bambini piccoli, i minori e le persone con un disturbo di tipo psichiatrico sono le più lontane dalle loro reti di relazioni eh, normali della vita quotidiana. E questo a me sembra non accettabile, non è una cosa su cui possiamo, di cui possiamo così rassegnarci. Allora, io sono arrivata in regione da maggio, per cui da maggio che mi, mh, ho cominciato a interessarmi dal punto di vista politico del che fare e il primo tema che abbiamo incontrato è stato quello del passaggio del sistema, al sistema sanitario regionale dei temi della salute delle carceri. Per le altre regioni questo era già avvenuto, la nostra regione è regione statuto speciale, il sistema sanitario nostro è altro e ancora eravamo in sospeso. Devo dire che da questo punto di vista ho trovato da subito un'ottima attenzione, un grande interessamento da parte dell'assessore nuovo che si è data da fare subito. Insomma, è andata a Roma, si è attivata e ha fatto tutto il possibile per il passaggio della, di, al sistema sanitario eh, regionale. Ancora non è tutto a, a posto, non è ancora tutto organizzato, però mh, in qualche posto, il distretto, in altri dipartimenti, cioè chi più. Conosceva ed aveva a cuore la situazione sanitaria del carcere in diverse situazioni si è attivato. I problemi di salute che troviamo dentro il carcere sono i problemi di salute di qualunque comunità, ci sono dei problemi di salute fisica, ci sono dei problemi di salute psichica abbastanza frequenti già da prima e abbastanza aumentati da una condizione che è una condizione di alienazione che sicuramente non facilita il benessere psichico delle persone e ci sono i problemi di dipendenza. Che spesso ci fanno chiedere se il posto giusto e legittimo sia un carcere o se invece queste persone non avrebbero più bisogno di una situazione di tipo terapeutico che di una situazione di tipo punitivo. Oltre a questo, ci sono poi le condizioni igieniche, l'aspetto preventivo e tutti gli altri aspetti che riguardano la salute. E il problema non da poco, e su questo non so quale può essere la soluzione, chiedo aiuto anche a voi, che ho vissuto quando lavoravo in pronto soccorso, che nel caso dell'urgenza. Una persona carcerata per essere ricoverata in ospedale deve essere piantonata giorno e notte, per cui il carcere fa di tutto perché uno non venga ricoverato, perché diventa un carico di lavoro per chi sta dentro, qualche volta difficilmente sopportabile, anche dal loro punto di vista è comprensibile, ma dal punto di vista del bisogno di salute non è comprensibile. Quindi il primo tema è stato quello della salute. Si sta mh, attivando tutto un, un gruppo di lavoro che arriverà poi ad una definizione un po' più precisa, ma in tutte le nostre condizioni in qualche modo il passaggio è avvenuto. Eh, che cos'altro abbiamo fatto? Ci siamo trovati subito nella situazione del CIE, che non è un carcere ma che credo che tutti quanti abbiate visto e seguito una situazione come il carcere che attualmente eh, in regione non c'è e sul quale la posizione è molto netta sul nostro territorio non esiste. Non è possibile, non vogliamo che venga ricostruita una situazione simile. L'altra cosa che abbiamo tentato di fare è una mozione alla Regione che abbiamo scritto insieme con i garanti che chiedeva di attuare da subito, questa era prima di essere partiti, una fase sperimentale, propedeutica all'effettiva e, compl all e completa applicazione della riforma sanitaria penitenziaria. A ridefinire finalità e composizione della Commissione Consultiva Regionale su Disadattamento, Disagio Sociale e Devianza, e anche questa dovrebbe ripartire, a istituire la figura del Garante Regionale per le persone private della libertà personale, e di questo vi parlo dopo. E infine l'ultimo elemento della mozione che con grande dispiacere devo dire che ci hanno fatto togliere, altrimenti la mozione non sarebbe stata votata perché non avremmo raggiunto probabilmente la maggioranza o comunque avremmo avuto una grossa spaccatura con la minoranza. L'ultimo punto di questa mozione chiedeva di attivare le iniziative opportune affinché gli istituti carcerari presenti sul territorio regionale ed eventuali nuovi carceri siano adeguati negli spazi e nel modello organizzativo rispetto alla capienza in modo che siano in grado di accogliere un numero di persone pari alle previsioni rispetto alla popolazione regionale, nel rispetto del principio della territorialità della pena. Cioè cercavamo di dire sul territorio del Friuli, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, scusate, chiediamo che ci siano dei carceri misurati su un numero di persone che ci aspettiamo che in questa regione possano risiedere dentro il carcere e che ogni regione si attrezzi con il suo carcere non per mettere i confini eh, di, di chi è friulano o non friulano, ma per avvicinare il luogo della riparazione al luogo poi della vita, per cui Anche, questo, perché, anche perché la normativa nazionale già parla di e regionalizzazione della esatto. pena. L'altro aspetto che chiedevamo è che l'adeguatezza delle carceri eh, si riferisse al bisogno di socialità, quindi alla presenza di biblioteca, scuola, laboratori, palestre, celle aperte. Al bisogno di garantire il diritto all'affettività, alla sessualità, ne parliamo delle visite, e al bisogno di accoglienza per i familiari e soprattutto per i bambini durante i colloqui. Vedi giardino degli incontri. Con grande dispiacere, devo dire, questo aspetto l'abbiamo dovuto togliere dalla mozione per poterla far votare, altrimenti non l'avrebbero votata. A questo punto siamo partiti con. La seconda azione che è quella della legge per il garante per i diritti delle persone private della libertà personale, in cui definiamo persona privata della libertà personale qualunque persona si trovi sottoposta a misure restrittive della libertà personale perché reclusa in istituti penitenziari o trattenuta in stato di fermo di polizia o di custodia cautelare, trattenuta in centri di identificazione ed espulsione comunque denominati o ricoverata in strutture sanitarie perché sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio o trattenuta in altri luoghi di restrizione o limitazione delle libertà personali. Nel leggerlo mi torna al dubbio che istituti penitenziari non, non sia il termine giusto, poi mi dite voi se le case circondariali entrano qui. Bene, che cosa chiediamo? Quali sono i compiti del garante? Intanto la promozione di una cultura di eccetera, eccetera, questa non sto a riprendervela tutta, rispetto... Eh, esplicitamente alle carceri, noi chiediamo che possa entrare nelle carceri, ascoltare direttamente le persone, attivarsi perché le istanze che da loro presentate vengano accolte e vengano portate a termine, accogliere eventuali segnalazioni o denunce di situazioni non adeguate e corrette dal, dalla parte della pubblica amministrazione, da parte del personale eh, che dovrebbe prendersi cura del carcere. Non solo, ma anche qualche cosa di promozionale e di attivo, cioè l'attivazione di forme di lavoro, di cooperative all'interno del carcere, di cooperative interne e esterne al carcere e della possibilità quindi di, di scambi anche rispetto al, al lavoro e eh, l'attivazione o la facilitazione o la promozione di misure alternative alla pena in tutte le situazioni in cui questo sia possibile. Dimenticavo prima per quanto riguarda la salute, ma diventa di nuovo forse un compito anche del garante, quello di verificare se le condizioni di vita carceraria sono compatibili con la vita e con la situazione di salute della persona. Eh, bene, in particolare queste misure alternative alla detenzione le abbiamo pensate insieme col garante dei diritti dei bambini e degli adolescenti, perché le pensiamo soprattutto per le situazioni di madri con figli piccoli. O di minori che si ritrovano in questo tipo di situazioni. Questa proposta di legge andrà in discussione ad aprile, insomma, la depositiamo in questi giorni e quindi vediamo che cosa può succedere. Le altre cose, però, collegate a questo, che sono attualmente in. In costruzione, e questa è la parola giusta, sono la costruzione del nuovo carcere di San Vitto e vi invito, poi magari mandiamo l'invito se non è ancora arrivato, mercoledì prossimo nel pomeriggio a San Vitto ci sarà un momento di riflessione, di presentazione delle proposte per il nuovo carcere in cui anche dovrebbero mostrarci la planimetria e ci hanno detto che dovrebbe essere fatta sul modello del Beccaria di Milano, quindi con le celle aperte con gli spazi. Di incontro e di vita sociale durante il giorno, perché c'è questo aspetto del, del carcere nuovo e dipende dal ministero, non dalla regione, ma cercheremo di, di metterci le mani il più possibile. Quindi, anche questo è un termine, un aspetto ancora aperto su cui forse qualcosa si può fare, per cui il, il nuovo carcere eh, lo sapremo tutto mercoledì prossimo. vi Se venite, ci date una mano anche a farvi sentire che siamo in tanti a controllare e verificare e Credo che possa essere una buona cosa, e l'altra questione aperta non ultima. L'altra questione grossa aperta è quella dell'ospedale psichiatrico giudiziario. Perché la richiesta e la norma attuale è che gli ospedali psichiatrici giudiziari vengano chiusi. Ma quindi la proposta è che ogni regione costruisca una cosa che secondo noi è un piccolo ospedale psichiatrico giudiziario. Per cui vorremmo tentare di eh, costruire qualcosa di alternativo, che non sia di nuovo un qualcosa con le sbarre cioè la presentazione della persona con una sofferenza psichica che si ritrova a delinquere è la situazione sono le situazioni descritte prima cioè sono situazioni di persone in grossa sofferenza e quindi in una regione come la nostra noi riteniamo che sia assolutamente doveroso trovare delle misure alternative anche a piccoli manicomi o piccole carceri per queste persone e questo è un grosso problema. L'altra questione ancora aperta sono i minori, perché è vero che sono pochissimi e che prima che un minore venga mandato in carcere si provano altre cose, è anche vero che non è ancora chiarissimo il percorso, per cui si fa un bypass e si chiede il tribunale chiede che venga messo in comunità terapeutiche. Allora, se un minore che è in carcere per problemi di sostanze, questa cosa ha senso. Ma se è un minore che è in carcere per azioni lesive della libertà degli altri non capiamo perché debba essere considerato matto perché ha compiuto qualche azione che eh, non sta dentro il codice civile penale. E quindi questa è un'altra questione non da poco, anche Beh, se i casi una sono struttura pochi. Di accoglienza. O dentro le comunità educative andrebbero pensati live diversi livelli di intensità di controllo e contenimento in modo che questi ragazzini stiano ma che non siano considerati matti e messi. Riempiti di farmaci, di no, tossicodipendenti vanno solo quelli che sono tossicodipendenti. Eh, ma viene chiesta dal tribunale una comunità terapeutica perché sono quelle più contenitive, quelle più chiuse. però vuol dire fare una rendere sinonimi la, la delinquenza e la mattitudine. Mi fermo per ora, ma poi nel dibattito vediamo di ridiscutere. Vi ringrazio, io lascerei aperta la riflessione a eventuali domande di chiarimento, ecco. tenendo presente che anticipo magari una io, richiamando uno scritto recente di Ornella sul penultimo numero di ristretti, dove lei dice che alcune cose si possono cambiare all'interno del carcere, perché noi siamo troppe volte un paese che vive con molti alibi, c'è sempre un alibi per non fare, l'alibi del sovraffollamento, l'alibi delle difficoltà economiche, della mancanza di personale. Allora mi chiedevo mentre ascoltavo quali spazi ecco, possono essere di cambiamento, io so che la redazione all'interno della Casa di Reclusione di Padova riesce anche ad essere un'azione di cambiamento, di alcune regole, ecco, di ampliamento. Mh, lo stesso numero del giornale c'è ecco, la proposta di legge sul diritto dell'affettività. Ecco, una domanda ecco, che rivolgerei è un po' quali spazi poi di cambiamento anche rispetto a quelle che sono le condizioni detentive delle donne sono immaginabili anche per un lavoro anche nostro nel nostro territorio? ma eh, Sì, eh, quello che, che noi diciamo, sì, io credo che anche il sovraffollamento sia un alibi e spiego anche perché dico questo, perché eh, adesso eh, siccome l'Europa minaccia di sanzioni pesanti soprattutto dal punto di vista economico e noi eh, la questione dei soldi la sentiamo molto come paese, no? eh, allora eh, l'amministrazione penitenziaria ha fatto eh, una serie di circolari eh, per far vedere che c'è un lavoro e. Io non è che lo dico che non c'è, che c'è un lavoro per migliorare le condizioni. Ha fatto una serie, una, prima circolare, a cui ne sono seguite altre, eh, per, sulla umanizzazione delle carceri, apertura, umanizzazione. Allora, a me devo dire che un po' di rabbia me l'ha fatta perché dico: scusate, ma allora ci voleva l'Europa per costringerci a umanizzare le nostre carceri, che è una ammissione precisa da parte dell'amministrazione di aver gestito dei luoghi disumani. Disumani, e, e non, e scusatemi, ma in questi ultimi anni eh, c'è stato un indulto, si è scesi a numeri accettabili, si potevano fare le cose che vogliono fare adesso. In vista di maggio per l'Europa, potevano farle 3, 4, 5, 10 anni fa senza problemi. Quindi eh, cominciamo anche con eh, chiamare le, le responsabilità con il loro nome. Non è piovuto dal cielo il sovraffollamento e non è vero che non si poteva fare niente. Ora, delle piccole cose che, per esempio, noi eh, a Padova eh, e un po' anche a Venezia, ma con più fatica, eh, abbiamo eh, chiesto e ottenuto delle cose, a parte che l'apertura delle celle che adesso è diventata così, noi l'abbiamo eh, chiesta, discussa eh, e ottenuta con la direzione di Padova ancora quattro anni fa. Ma eh, altre piccole cose che riguardano per esempio gli affetti, eh, il, la persona detenuta può fare eh, una telefonata a settimana di 10 minuti voi capite che miseria se hai due figli eh, e, e la moglie le, o, o, se, eh, o due un figlio, il marito fuori gli puoi dedicare tre minuti a testa una, a, a settimana cosa veramente ridicola ci sono un sacco di paesi in cui si può telefonare liberamente dal carcere e allora noi abbiamo, siccome il direttore la facoltà di concedere de, eh, per motivi particolari qualche telefonata in più e di solito lo bisognava fare la domandina, si chiama, aspettare l'autorizzazione. Che noi abbiamo detto al direttore: Guardi, eh, voi amministrazione state dicendo che la situazione è fuori dalla legalità, siete fuori legge. Allora la situazione è già speciale, particolare per tutti. Conceda a tutti due telefonate in più al mese, senza bisogno di richieste, di autorizzazioni. E devo dire che l'ha fatto, perché il direttore può farlo. Allora questa cosa minima, non serve cambiare la legge né niente, ma quelle due telefonate in più al mese sono una boccata di ossigeno per le persone che avevano quest'unica telefonata a settimana, una volta che l'avevi esaurita, non potevi, se avevi un figlio ammalato, qualcosa, non potevi più telefonare fino alla settimana dopo. Allora, diciamo che questa cosa piccolissima è comunque già qualcosa. Così come eh, abbiamo chiesto, sempre è facoltà del direttore di concedere più de de delle ore di colloquio straordinarie. E anche questo, abbiamo detto, è straordinaria la situazione, non è non serve un motivo straordinario per questo. Abbiamo chiesto che, ci, che si iniziasse a, a fare i colloqui lunghi, cioè che eh, le famiglie potessero incontrarsi eh, ogni tanto quando possibile. Da noi l'hanno cominciato a fare per quattro ore per pranzare assieme. Da noi eh, l'hanno cominciato. Anche questa è stata una proposta, non è che nel giro di due mesi l'hanno accettata, però. Noi siamo molto duri. Abbiamo, io dico scherzo un po', ma dico che l'abbiamo rieducato, il direttore. Però, insomma, bisogna anche fare, cioè, eh, fare contrattare. Cioè, io credo che il volontariato non deve essere asservito all'amministrazione penitenziaria, perché ha un ruolo fondamentale e deve contare. Quindi, confrontarsi alla pari perché siamo un pezzo della società e abbiamo diritto di dire la nostra sul carcere. Quindi abbiamo detto. Fate dei colloqui lunghi, che una persona possa mangiare assieme alla sua famiglia. E quindi a Padova si è iniziata una sperimentazione di questi colloqui in cui la famiglia, e non solo chi ha bambini piccoli, il nucleo familiare eh, può eh, la domenica, eh, qualche domenica, per adesso appena è iniziato, sono state due già sperimentazioni, si sta andando avanti, eh, possa incontrarsi per quattro ore, pranzare assieme, guardate... Noi poi abbiamo avuto i ringraziamenti dei familiari ed è commovente dire un, un figlio che dice io non avevo mai pranzato con mio padre perché a volte eh, cioè, ci sono persone detenute che eh, sono entrate in carcere quando il figlio o la figlia erano piccoli e sono da anni in carcere. L'emozione di pranzare assieme, queste cose piccole, piccole ma di straordinaria importanza, anche questa è una cosa che si può ottenere senza nessuna, nessun cambiamento della legge. Non occorre cambiare la legge per questo. Quindi, secondo me, è a partire da adesso. Questa cosa l'abbiamo chiesta anche al carcere femminile. Speriamo di riuscire a ottenerla. Perché per adesso eh, si faceva soltanto quando eh, c'è fe la festa del papà nel carcere maschile e la festa della donna nel carcere femminile. Perché sono le uniche eh, situazioni in cui l'amministrazione si allarga un po' e invece bisogna. Lottare per questo, perché questo diventi una cosa comune, normale, perché è normale: è la, dovrebbe essere la normalità poter stare con i propri cari in carcere qualche ora in più intorno a un tavolo a mangiare insieme. Queste sono due piccole proposte che noi chiediamo che siano estese anche agli altri, agli altri carceri. Poi, invece, sulla legge sugli affetti, noi abbiamo elaborato una proposta di legge che alcuni parlamentari del Partito Democratico e mh, qualcuno anche di de, de altri, dei 5 Stelle, hanno eh, sottoscritto e speriamo, è stata presentata, speriamo che sia calendarizzata, perché chiede questo, i colloqui eh, senza il controllo visivo eh, da, da parte, i, contro, i colloqui intimi, così, cioè in cui il nucleo familiare possa incontrarsi alcune ore. Un fine settimana, un giorno eh, fuori da, senza il controllo eh, visivo, continuo, in eh, locali eh, adibiti a questo. Niente di straordinario perché c'è in un sacco di paesi, eh, eh, compresi i paesi, eh, non so, la Svizzera, la Spagna, quello che dicevo prima, la Russia, eccetera. Quindi anche ma su, su questo e concludo, ma ci sono tante altre cose che si potrebbero fare su questa legge, noi chiediamo che il volontariato se ne faccia un po' carico, che decida finalmente di assumersi la responsabilità di fare delle battaglie vere su questi temi, perché noi continuiamo da volontari ad andare dentro il carcere a salvare la, il, il non salvabile, dico io, cioè perché? perché Tre quarti delle attività che vengono fatte nelle carceri oggi sono fatte dal volontariato. Eppure, scusatemi, non contiamo niente. Allora su questo ci vuole un po' di coraggio in più, dico, cerchiamo di eh, far valere la, le nostre ragioni, la nostra presenza, il nostro ruolo che è fondamentale. Io lascerei ecco, a voi qualche riflessione. Andiamo nelle scuole, eh, prima parliamo noi, alcune persone detenute alla redazione, poi dico le domande. C'è sempre il minuto di silenzio in cui... Ne so. poi... Io comincio a dire, guardate, interrogo io, perché essendo, avendo fatto l'insegnante, il vizio di interrogare ce l'ho sempre, allora poi si smuovono le cose, quindi se avete qualche domanda, qualche riflessione, coraggio. Ecco, perfetto. Ma non parlavano di aumentare l'età dei bambini, cioè di portare fino a sei anni l'età con cui... Eh, Potenzione sì, la normativa lo prevede, ma eh, i sei anni e i dieci anni sono eh, praticamente l'età in cui la donna col bambino può espiare la propria condanna fuori dal carcere. Da zero a sei anni in custodia cautelare già c'è, e da zero a dieci anni in detenzione domiciliare durante l'espiazione della condanna proprio definitiva. Però. Detenute straniere, detenute in rom, non sempre hanno contatti eh, sul territorio nazionale. E quindi ecco che se non c'è un programma eh, territoriale, eh, molto spesso rimangono in carcere col bambino perché non hanno punti di riferimento sì, all'esterno. Io arrivo da Rebibbia, dove comunque c'è il nido, per cui c'è stato, ed è vero, eh, io ho scritto un articolo sulla prima parola api. Perché io li ho sentiti. E eh, ehm. da mamma è una cosa che estraziante. è straziante eh, vedere ehm. queste donne nel mm. momento in cui si separano. Mm. Eh, io ho vissuto Rebibia Sezione Penale, per cui ce le aperte. Fra l'altro con uh, moltissime attività uh, hanno vinto due anni fa anche il premio Troisi con uh, il gruppo teatrale. E devo dire che vedendo arrivare persone da altre carceri dove non c'erano celle aperte, e qui sì che c'è il problema di salute, persone obese, persone che comunque, e questo non è voce di corridoio, sono loro che te lo raccontano, dove ti dicono eh, noi ogni 20 minuti ci tornavamo. Dico scusi, ma che cosa vuol dire tornarsi? Eh sì, mi dicevano, perché non ci stavamo tutti in piedi nella stessa cella per cui ogni 20 minuti scendevano dalle brande per fare stretching, oppure dormire nelle palestre e la mattina togliere la coperta e rientrare in cella. È chiaro che poi parlare di carcere vedo che eh, crea, eh, quando tu cerchi di proporre questi argomenti, ti guardano in qualche modo male perché eh, è vero che si parla di rieducazione, la rieducazione vuol dire una società che accetta il detenuto che esce da quel carcere. Certo. E questo a mio avviso non c'è, non c'è perché io l'ho proposto molte volte ma non, non attecchisce. Eh, è chiaro che eh, la famiglia è fondamentale perché il detenuto va in tilt quando non ha rapporti con la famiglia, quindi tu stesso non riesci a lavorare con lui. E poi l'altro problema che onestamente mi ha sconvolto, noi avevamo, abbiamo dei detenuti che devono subire degli interventi, quindi non c'è il pericolo di vita, ma interventi al ginocchio perché giocano a calcio, perché è l'unico sport che fanno poi dentro e eh, al, la maggior parte degli ospedali non ce li accetta perché dicono che deve, devono esserci delle stanze che siano... Eh, Protette, quindi non solo noi col problema, perché ovviamente siamo sotto organico con le guardie, no? infatti dicevo prima: si parla di suicidi dei detenuti, più ci sono i suicidi delle guardie penitenziarie. Ma eh, noi ci siamo trovati in particolare con un ragazzo dove lui non voleva essere rioperato in quell'ospedale a Roma perché l'intervento era stato fatto male e voleva andare, aveva, fatto, aveva chiesto di fare una visita privata con un altro eh, ortopedico però questo ospedale dove questo ortopedico non opera non ce l'ha accettato. Mm. Quindi lui è tra ghiaccio e che comunque fa mm. difficoltà a camminare oltre a tutti i dolori che ha. E poi per concludere noi abbiamo il reparto cosiddetto Mattarelli, tra l'altro a rotazione i detenuti più meritevoli fanno il servizio di sorveglianza perché cercano in quanto meno, perché non è possibile col numero di guardie riuscire a fare il servizio di sorveglianza, però, come giustamente diceva lei, dottoressa, non, quando ci sono loro non riesce a lavorare perché sono sedati, cioè quindi sono mh, dei vegetali che camminano. Quindi questo è. Due settimane fa anch'io ero a Verona e sì, si parlava, fra l'altro io sono stata chiamata per un caso di una donna che ha ucciso il bambino. Dove io dico che sono delle persone che si suicidano perché, eh, mh, se questa persona fosse morta, era finita. Questa persona purtroppo non è morta per lei, purtroppo, e quindi è tutti i giorni con un tentato suicidio. Ma prima o poi una cosa che io ho imparato è che chi si vuole uccidere veramente lo fa perché poi mh, riescono in qualche modo, e questa persona lo farà. È chiaro che è facile dire "Ah, ma tu hai ucciso un bambino". Anche qua c'è una persona che non era il mostro lei, no? Però è chi le stava accanto, perché nessuno, nonostante lei più volte avesse detto "Io non sto bene", la risposta era "È normale, è tutto normale, passa". E con un'altra c'è stato fra l'altro il lei è andata anche dal suo medico, ma il suo medico ovviamente le ha dato delle gocce per dormire. Per cui si potrebbe parlare ore di questo. Forse quello che chiedo io alla Regione è di eh, fare molta più formazione. Perché la formazione consente a volontari e a chi opera. In... Io ho imparato molto da studentessa. Io venivo in carcere a Padova a spezzare la catena del male, no? e eh, da lì c'è stato il primo rapporto con i detenuti. Però si impara, io dico sì, vabbè, ok, ho studiato tanto, tanti master, però dove si impara veramente? E stando coi detenuti mm. e vivendo quelle situazioni, perché vivendole, conoscendo le persone detenute ai quali tu ti affezioni, perché è così, e forse questo pregiudizio viene meno, perché poi ogni persona ha la sua storia. Però se noi formiamo. E questo parlo per reati come violenza sulle donne e violenza su minori. La formazione deve esserci dal pronto soccorso, perché le donne non denunciano. Le donne che denunciano di più sono le vittime di stalking, ma anche lì non c'è un protocollo dove l'agente di polizia può seguire, per cui è importante sapere che cos'è veramente lo stalking. Perché il corteggiamento un po' più invadente non è stalking. Quindi io chiedo questo, che ci sia più formazione. Grazie. Aspettiamo il secondo intervento. Vi chiedo di scrivervi e eh, di leggere appena potete, riuscite a trovarlo. Il libro di Leila Ravasi e Bellocchio, che si intitola L'amore è un'ombra, ed è la storia di otto donne che hanno ucciso i loro figli. Ed è scritto con un'umanità che mh, farà brividire, cioè che racconta storie di tutte noi e di come ognuno di noi potrebbe trovarsi in situazioni drammatiche. Rispetto alle celle aperte, volevo solo aggiungere questo, per chi non lo sapesse cos'è la sorveglianza dinamica di cui avete sentito parlare prima, praticamente dallo scorso novembre, nella maggior parte degli istituti italiani, spero perché era eh, dato eh, in una circolare come termine ultimo il 31 ottobre scorso, eh, almeno 8 ore al giorno eh, devono, eh, i detenuti devono poter trascorrere in spazi più ampi che non siano quelli del cortile all'aria aperta, ma proprio spazi detentivi. Eh, questo per dare una risposta appunto alla, alla denuncia europea, eh, anche perché c'è stata tutta una rincorsa di metrature, di misurazione delle stanze, eccetera, per rispondere a dei criteri europei. Però cosa è successo? E qui c'è la criticità della sorveglianza dinamica, che sono stati aperti i corridoi delle stanze detentive, alla fine del corridoio ci sono i cancelli dove eh, il personale di polizia penitenziaria continua eh, a fare la propria sorveglianza istituzionale e i detenuti non fanno altro che eh, camminare in questi corridoi e al limite andarsi a prendere un caffè in una stanza o nell'altra. Allora, per quanto riguarda Trieste, mi dicono che questa esperienza eh, tra virgolette sta andando molto bene, nel senso che quantomeno non ci sono stati eh, conflitti tra detenuti perché il problema grosso per Trieste era la differenza di, di etnie di provenienze geografiche. Cioè Trieste è un incrocio proprio del, eh, del mondo balcanico, iberico, del nord e del sud e quindi abbiamo un'entità. Eh, numerosa proprio di etnie completamente diverse, tant'è che c'è la cella di, la cella di eccetera, e la circostanza di mescolare eh, in questo modo per tante ore al giorno, prima era accettato durante le poche ore d'aria in cortile, per otto ore al giorno effettivamente eh, c'era... C'era parecchia preoccupazione. Finora mi dicono che la cosa sta andando bene e sentendo i detenuti quantomeno si sentono un po' più eh, sereni, almeno è la circostanza che le docce, per esempio, e o gli stendini per la biancheria sono in questi corridoi, fa sì che hanno libertà almeno per farsi la doccia o di stendere i panni una volta lavati. Prima invece addirittura c'era il rischio se andavi all'aria in quelle ore non potevi farti la doccia, quindi bisognava scegliere o vado a farmi una passeggiata o mi vado a lavare. Ecco, solo per, eh, con, per spiegare cos'è la sorveglianza dinamica. Non è stata però riempita di contenuti, ecco, questo volevo dire, che ci si aspettava che la sorveglianza dinamica fosse comunque compresa di, di corsi, di attività, di... di Uh, non so, immagino un calcetto, una situazione almeno un po' più uh, ricreativa, quantomeno. Mm? Mm? <coughs> <coughs> non vedo altre eh, proposte, mi permetto solo, per non annoiare, ma una curiosità. Mh, Oggi ci doveva essere una donna che ha vissuto l'esperienza della detenzione. Allora riprendevo prima per capire un po' meglio ecco, questa difficoltà, perché è intuibile che chi ha vissuto un'esperienza detentiva la voglia rimuovere. Senta. Ecco, però a Padova si fa un grosso lavoro, cioè si riesce a far parlare le persone delle loro vicende, no? Proprio per capire, non tanto per scendere poi in uh, curiosità un po' morbose che non hanno nessun senso. Credo. Però ecco, la difficoltà è un po' rompere questo tabù, questo stigma che le persone si sentono addosso, no? e che anche nel nostro territorio si vive molto e eh, c'è difficoltà. Il lavoro che fate con le scuole penso sia formidabile per. Mh, Avvicinare ecco, un confronto, ecco, qui capire, ecco, perché molto spesso noi parliamo, con ecco, una cosa che mi sta a cuore, eh, io, come tanti altri volontari, incontriamo le persone detenute all'interno, ma si fa fatica a dare loro voce. Ecco, questo vuoi perché c'è anche un senso proprio di, di, di anonimato, ecco, però credo che questo sia uno sforzo enorme dove noi. Riusciamo ad ascoltare. Voi avete prodotto anche un interessante DVD no? per la giornata nazionale sul carcer che è stata lanciata <ride> quest'anno. Ecco, solo una piccola riflessione, poi possiamo concludere su questo sforzo che siete riusciti a fare a convincere le persone, a raccontare il proprio anche di reati che oh, sì, ho visto molto pesanti, ecco. Siccome c'è qui con me Elton che faceva parte della redazione dentro, in carcere che adesso è fuori, eh, magari eh, facciamo un attimo, se ha voglia, raccontare lui cosa vuol dire, eh, per esempio come la vivono le famiglie, eh, un, le, le situazioni, un figlio in carcere, lui è tra l'altro albanese, che cosa ha vissuto. Eh, sua madre, cosa ha vissuto suo padre, quello, così se volete, se hai voglia. Due minuti vieni? là, sì. così Ecco, volevo lui, per esempio, assieme ad altri, viene spessissimo nelle scuole. Perché noi eh, e io devo dire una cosa, che se guardo le reazioni dei ragazzi. Eh, di fronte alle testimonianze sono eh, e spengo la televisione, sono, dico sempre che sono meno pessimista sul nostro Paese eh, perché quando noi parliamo, raccontiamo eh, così, ci accorgiamo che eh, riusciamo a vincere quella diffidenza, quel fastidio, quella cosa. Quindi eh, vuol dire che bisogna eh, cercare di imparare a comunicare in modo diverso. Eh, e eh, suscitare nelle persone fuori eh, la voglia di capire. Sì, ehm, ho avuto come anticipavo Ornella, ho fatto l'esperienza di carcere, eh, visto che si parla di donne in sospeso, come è il titolo anche del nostro libro sulle donne detenute, ehm, posso così dalla mia esperienza raccontare qualche frammento di una donna in sospeso ma che in realtà non era in sospeso perché era detenuto ma perché, era, uh, perché aveva il figlio in carcere cioè um, mia madre cioè, non, non avevo mai parlato in realtà um, così insomma in questi termini di mia madre oggi una, um, cioè, abbiamo fatto stamattina a Rovigo un incontro in una scuola e, um, una ragazza, una studentessa ha chiesto che rapporto avete adesso, insomma dopo il carcere con i vostri genitori e lì insomma um, oh, cioè, tentando di dare una risposta di, di, di raccontare questa relazione, insomma ho fatto una riflessione che Uh, no, avevo fatto, cioè, perché un po' la, la vita è così, eh, la vita è frenetica, fuori non si ha abbastanza tempo per riflettere sulle cose che, insomma, che ci riguardano da vicino, soprattutto le relazioni, così... Eh, in concreto, allora, sono due cose che racconto in realtà. Inizio con un'altra um, un po' di tempo, cioè, credo, un po' di mesi fa, credo a Natale, um, io adesso continuo a entrare in carcere da volontario nella redazione perché lavoro con um, continuo a lavorare con ristretti, quindi eh, abbiamo una, una reda la sede all'interno del carcere, quindi per forza di cose devo entrare dentro con l'articolo 17. Eh, credo che sia, sia l'unico ex detenuto in tutta Italia che rientra in carcere proprio così. Vabbè. Eh, um, uscendo dal, no, entrando, mi sembra, se non ricordo bene, abbiamo visto questa fila di, di, di parenti, soprattutto donne, mamme, fuori dal carcere che aspettavano insomma, um, di entrare a fare i colloqui. Siccome le sale erano piene ed erano tutte prenotate, c'era un gruppo di donne che rischiava davvero di non fare i colloqui. E, um, e lì insomma, siamo, siamo entrati in carcere, Ornella ha ripreso il direttore, gli ha raccontato insomma, questa scena che, che avevamo assistito fuori e abbiamo chiesto al direttore che fosse aperta un'altra sala perché non era possibile che che mm, Mame, moglie, venute anche da, da, dall'estero. Lì c'era una persona che è arrivata da Spagna, mi sa, che, E poi abbiamo assistito a un, anche a una scena che era una specie di litigata tra poveri. Perché una diceva: eh, Ma io sono arrivato da, 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 dalla Sicilia, eh, l'altra, ma che invece cioè, a ah, raccontare: insomma, tipo a fare la gara, a dimostrare chi fosse arrivato da più lontano, come se questa insomma dovesse. Um, essere un criterio per, per entrare prima in carcere proprio perché non c'era spazio mi ricordo che c'è siccome non si era presentata una persona che aveva prenotato quindi la gente diceva guarda il posto è uno se scegliete voi chi entra c'è una, una scena surreale queste persone ovviamente che tutte volevano entrare quindi <clears throat> lì cioè era, siccome io ho scontato 15 anni di carcere in questi 15 anni di carcere ho visto, non dico spessissimo, però mia mamma per quello che ha potuto è venuta a colloqui dall'Albania. E magari racconto dopo anche un po' le difficoltà. Però insomma in questi anni ho sempre vissuto il colloqui dalla parte del dentro, quindi quando cioè, la, la gente chiama ti prepari, stai lì, aspetti, vai a un cancello, aspetti. Vai all'altro cancello, aspetti. Vai nella sala dove ti perquisiscono, ti spogliano. Fai le flessioni, ti rivesti. Aspetti, adesso entra il gruppo dei, dei parenti, entra il gruppo dei detenuti. Fai la tua ora di colloqui. Quindi tutto questo diciamo, rituale di umiliazione, ma che sempre, al quale sempre rimaneva oscuro quello che succedeva fuori. Ecco lì, insomma. Ho visto in quel momento ho immaginato tutta la fatica fatta in questi anni da, da, da mia madre, i viaggi che lei faceva, le attese fuori al freddo, al caldo, sotto la pioggia, sotto il sole. Ecco, e, um, e quindi cioè, ho raccontato questo non così, insomma, per lamentarmi ma perché serve a quella alla riflessione che poi adesso avevo fatto stamattina e in qualche modo mh, si collega. Ecco, stamattina come dicevo prima mi hanno chiesto come va adesso il rapporto con, uh, i, con, con i miei. Ecco, io mh, sono entrato in carcere poco dopo aver finito il liceo, quindi ero andato via dall'Albania appena finito il liceo, poi poco tempo, insomma, mh, sono finito dentro e ci sono rimasto per 15 anni. Il rapporto con mia madre, quindi mh, è, con i miei genitori, insomma, uh, si è interrotto quando io sono andato via di casa a 19 anni, scontato 15 anni di carcere, ritorno in Albania per Natale e ovviamente la, il mio ricordo di casa, la, la mia relazione con mia madre è rimasta ferma a quell'età lì, Beh, ecco, però non è, cioè, la cosa più, che, insomma, più particolare... Più, Credo è che anche per mia madre la, la relazione era, era rimasta ferma lì, si era come, di, come dire uh, congelata nel tempo. Lei aveva, cioè, ho, ho scoperto che, che, che tutta la mia roba che usavo al liceo era ancora lì, l'armadio era ancora lì, tutta, tutti i, i pantaloni, le camicie che usavo. A 19 anni erano ancora lì. Mi sveglio il giorno dopo, lei si era messo lì. Ma aveva stirato una camicia, aveva stirato, lavato i pantaloni. Mi dice: Stamattina ti metti queste perché ti stai benissimo con queste. ti immaginate insomma a, a indossare le robe. Cioè, vabbè, la, il primo giorno l'ho fatto per farle piacere, l'ho fatto anche. Il secondo giorno, il terzo giorno, ho detto: mamma, guarda, voglio decidere io che cosa mi metto. Insomma, basta a, a, stirarmi tu le, a scegliere tu le camicie che devo. Indossare. Ovviamente lei continua perché lei um, cioè, fa uh, fatica ad accettare che, io non, cioè, che il nostro rapporto è cambiato, e che io non sono più il, um, il, 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 quell'adolescente che ha salutato quella volta lì. Forse non so, per, cioè, lì insomma ci, ci vorrebbe anche un'analisi diversa, forse per capire. La, la complessità di una relazione così sta di fatto che, che dopo un po' il, 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 il rapporto è diventato più, più difficile perché poi ovviamente lei se, se, non, se io non faccio le cose che dice lei si arrabbia e si finisce per litigare io esco sbattendo la porta solo che adesso insomma Mm, il punto che cioè, li, li, la cosa su cui mi sono interrogato stamattina era ma, eh, ma su, sono io lo stronzo in questo cioè, tra virgolette perché c'è cioè, il, il figlio il riconoscente che dopo che la mamma gli è stata dietro per 15 anni poi esce dal carcere e vuole, fare, cioè, vuole avere la sua privacy, la, lui, la sua libertà eccetera, non lo so forse sì, forse no, sta di fatto che Um, le, le pene di lunga durata come quella che ho fatto io è, um, um, non tengono in, in realtà secondo me in conto che, um, che producono non solo sofferenza a chi ha, ha, fatto, ha commesso un reato le, leggero o grave che sia ma che, ma, ma che creano altre vittime che, che sono i familiari che rimangono a casa Ecco, che, 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 insomma, che sono anche loro vittime e non hanno alcuna, um, alcuna colpa. Cioè, mia mamma, forse, um, è destinata insomma, ad avere un rapporto difficile come averlo prima, quando ero in carcere, e averlo ancora più difficile, magari adesso dopo, che insomma, deve convivere con una delusione che, insomma, perché magari il rapporto che lei si aspettava di costruire con me non è poi. Quello che lei insomma, cioè non, non corrisponde alle aspettative. Um, comunque cioè, appunto per ritornare al, al tema del dono in sospeso, ecco, anche le mamme um, di, di, di detenuti giovani, ma, ma non solo giovani, insomma, um, anche quelli me, me, meno giovani, sono anche loro de, de, delle donne in sospeso, in sospeso, a modo loro, ma, ma lo sono. Ecco. Sì, grazie Elton, ci tenevamo un po' a sentire. Io concluderei me, anche perché ringrazio di nuovo Ornella e Elton che devono ritornare a casa a Padova e tra i loro diversi impegni anche per gli interventi nelle scuole sono riusciti a venire e quindi li ringrazio come le altre relatrici. Ecco. Mi auguro di riprendere un po' la riflessione.